Didatta 2024, Fortezza d'Abbasso, siamo qui con due ricercatrici in dire, Paola Nencioni e Francesca Storai. Buongiorno, buongiorno. Questo primo giorno di didatta è stato contrassegnato da diversi seminari. Uno di questi riguarda il benessere e il clima scolastico. In particolare, voi avete promosso il concetto di leadership condivisa. Potete un po' approfondire questo aspetto, inteso anche come una leadership non più da considerare come un bagaglio esclusivo del dirigente scolastico. Sembra che questo è un po' il concetto su cui sì. Avete portato avanti il seminario. Sì, esatto. Il seminario prende l'avvio da delle riflessioni che partono dal tempo all'interno del gruppo di ricerca. In particolar modo in questo momento stiamo sviluppando insieme a 12 scuole che abbiamo selezionato nel 2022 un progetto che vede l'accompagnamento di queste scuole verso processi di attuazione di leadership condivisa. All'interno di queste scuole si sta sperimentando quindi, con l'accompagnamento di Indire, una serie di azioni volte a distribuire la leadership all'interno del gruppo scuola, allargando delle responsabilità alla componente docente, ma non solo, anche ai genitori e agli studenti. Quindi possiamo dire che è un po' un proseguimento di quello che è stato introdotto negli ultimi anni attraverso il Consiglio d'Istituto, che è un organo collegiale di democrazia e di apertura con il territorio. Sì, certo. Diciamo che all'interno di questo progetto si cerca di focalizzare alcune azioni nelle quali è possibile introdurre ulteriori attori che generalmente la scuola magari non considera come persone da coinvolgere abitualmente, in via prioritaria, e quindi di ipotizzare invece il coinvolgimento attivo di ulteriori soggetti nelle scuole, ad esempio secondarie e secondo grado, una partecipazione giovanile attiva da parte degli studenti, in modo da focalizzare anche il loro punto di vista fondamentale. Partecipazione anche, a distanza, con modalità innovative? Allora, di fatto noi stiamo promuovendo una serie di seminari volti al coinvolgimento anche della componente giovanile. Le abbiamo realizzate di recente, in modo da introdurre anche questa caratteristica della partecipazione giovanile anche nelle scuole che volessero in qualche modo ampliare la risposta. Come è stata? È positiva, abbiamo avuto una larga partecipazione, abbiamo quindi coinvolto i ragazzi che hanno fatto degli approfondimenti su questo tema, e i docenti sono sempre molto interessati all'aspetto di coinvolgimento dei ragazzi. Ovviamente è più facile nelle scuole superiori rispetto al primo ciclo, perché certo. I ragazzi sono più grandi. E voi affrontate anche il tema del benessere psicologico e del clima scolastico, appunto, tra il personale e tra tutti gli attori della scuola. Francesca Storai, come e quanto è importante questo tipo di benessere e come si realizza all'interno delle istituzioni scolastiche? Partiamo da un dato, che è un dato di Euridice, anzi dati che da Euridice si basano sul TALIS. Il TALIS, come si sa, è un'indagine internazionale rivolta ai docenti. Ecco, da questa indagine è venuto fuori che un'alta collaborazione tra i docenti e un clima positivo è correlato negativamente allo stress. E che vuol dire? Più c'è clima positivo all'interno delle classi e della scuola, meno il docente è stressato. Questo è un dato importante che ci ha dato anche un po' l'avvio per lavorare insieme alle scuole per cercare di creare una condivisione, un clima di collaborazione tra i docenti. Non è facile, perché le scuole, si sa, sono organizzate in modo
gerarchico da un certo punto di vista, perché comunque molte responsabilità sono concentrate sul dirigente scolastico, ma se si riesce a cambiare anche solo l'atteggiamento, per non dire il comportamento, che è un passo successivo, è un modo per allargare e cercare di coinvolgere e condividere il più possibile. Domanda, quale può essere la chiave per questo approccio condiviso tra due insegnanti, tra all'interno di un consiglio di classe? Facciamo un esempio. L'esempio è molto semplice, ma molto difficile. È il riconoscimento delle competenze che ciascun docente, ciascun studente e anche personale esterno può portare dentro alla scuola. Se si riesce a riconoscere queste competenze, si affidano responsabilità alle persone che portano competenze e quindi di conseguenza si crea una condivisione consapevole e anche sostanziata del sapere all'interno della scuola. Sembra di capire che quindi, per concludere, dare responsabilità e avvalorare quella che è una competenza di un insegnante porta anche maggiore stimolo a far meglio e a condividere poi con gli altri. Un po' questo è il concetto di base. Esatto, il concetto di base con gli altri è quello che è il proprio bagaglio professionale, culturale, e dare competenza e valore e autorevolezza allo stesso insegnante. Sì, portare a valore comune delle capacità, che sono all'interno del gruppo e che diventano opportunità per gli altri anche di crescita. Quindi l'elemento distintivo forse è proprio pensare alla comunità come una comunità che cresce insieme e che quindi grazie alla condivisione riesce anche a condividere all'interno della comunità stessa saperi che altrimenti restano patrimonio del singolo, ma che potrebbero essere invece utili al collega, e quindi iniziare a lavorare anche alla progettazione condivisa non disperdere, ma sicuramente per rendere a disposizione degli altri. Bene, ringraziamo Nencione Storai, ricercatrice in linea. Grazie a voi, grazie mille.